Buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti a Expo Talk. Con noi oggi parliamo di un progetto meraviglioso, un progetto che sta andando avanti da molto tempo, con Fabrizio Arduini, che è il referente del progetto Scuole per i Cluster qua a Expo Milano 2015. Benvenuto. Esattamente, grazie a te e ben trovato anche a te. Allora, il progetto Scuole, che è un progetto che sta avendo molto successo in questi mesi, qua vicino possiamo vedere passare una quintalata di ragazzi ogni giorno, sempre felici, sempre sorridenti, ma parlami in particolare di questo progetto Scuole nei Cluster, che è una novità assoluta che Expo Milano 2015 ha portato qua. Beh sì, come ormai tutti sanno, i cluster sono la novità, una delle novità di Expo Milano 2015, ospitano 85 paesi e, divisi per la prima volta non per provenienza geografica ma in base a una filiera alimentare. Quindi i paesi hanno scelto, proveniente da 4 continenti diversi, hanno scelto appunto di inserirsi nei 9 cluster che noi troviamo, che sono dei padiglioni collettivi qui in Expo. A questo punto, dopo il successo dei cluster come esperimento all'interno di Expo, abbiamo pensato che i cluster dovessero fare qualcosa per le scuole, per gli studenti, e quindi abbiamo sviluppato il progetto Il Cluster per le Scuole. Il progetto fondamentalmente si occupa di far conoscere alle scuole la filosofia appunto del cluster, dietro al quale ci sono stati anni e anni di lavori che hanno coinvolto attori diversissimi tra di loro, e far conoscere i vari paesi appunto che sono ospitati all'interno di questo padiglione. Perché l'importanza di questo progetto legato ai cluster? Quanto può essere importante per un'età che comunque va dalla prima elementare fino all'ultimo anno di liceo? Qual è l'importanza e quanto può essere interessante per tutte le diverse tappe evolutive, diciamo, del ragazzo o della ragazza? Sì, beh, effettivamente noi accogliamo scuole di ogni ordine e grado, e è importantissimo perché il progetto è un progetto di edutainment, quindi vuole educare i ragazzi alle tematiche legate ad Expo, quindi fondamentalmente al tema di Expo, Feeding the Planet, Energy for Life. E all'interno dei cluster, dove appunto, come dicevamo prima, vengono ospitati diversi paesi, i ragazzi hanno la possibilità di scoprire diverse culture molto diverse, paesi asiatici assieme a paesi africani, in un solo giro guidato, in una sola visita tematica fondamentalmente. Quindi è importantissimo. Dall'altro canto è importante anche per i paesi, perché possono mostrare la loro cultura, i loro prodotti, sempre rimanendo chiaramente nel framework di Expo, appunto agli studenti, quindi alle nuove generazioni. Questo concetto di cluster, che è un concetto che, come dicevamo, è stato portato per la prima volta qua da noi a Expo Milano 2015, è un concetto di coabitazione di paesi, visto che nei 9 cluster che ci sono ognuno ha un tema centrale, è legato alcuni a dei partner particolari, però che vogliono comunque portare la loro propria identità. Quell'identità può essere apportata ai ragazzi in maniera, come dicevi, attraverso l'intrattenimento, ma c'è anche uno studio dietro proprio di sussidio, di spiegazione di cos'è quel paese, da dove viene, la loro storia e così via, o è solo una cosa di intrattenimento? No, assolutamente c'è tutto un lavoro dietro e tutta una spiegazione dietro. Ci tengo a sottolineare che questa spiegazione viene fatta da 52 volontari del Servizio Civile Nazionale che sono coinvolti in questo progetto e dagli stagisti di Expo, quindi diciamo sono i giovani che parlano ai giovani, un po' per facilitare l'apprendimento. Immagino che per i ragazzi possa essere più interessante e più semplice capire così. Comunque, tornando alla domanda, viene spiegato sia il cluster in sé per sé, quindi l'idea del cluster del cereale tubero piuttosto che della frutta e legumi o delle spezie, e poi viene spiegato ogni singolo paese, da dove proviene e perché è stato inserito all'interno di quel cluster. Tutto ciò viene fatto non con una visita guidata, che forse può risultare un po' noiosa. Certo, magari per degli età un po' più elevate a livello di conoscenza anche della necessità di capire i vari dettagli. Esattamente, ma viene fatto attraverso diversi percorsi che abbiamo messo in campo e che appunto abbracciano un range di scuole che va dalla scuola elementare fino alle scuole superiori.
In chiusura te lo chiedo brevemente, perché una scuola dovrebbe venire a fare questo progetto qua ai cluster? In tre parole, non so come vuoi metterla tu. Guarda, allora, già abbiamo avuto nei primi 15 giorni di progetto, abbiamo iniziato con la riapertura delle scuole, 20.000 ragazzi che hanno visitato le scuole provenienti da più di 350 istituti. Una scuola, una classe dovrebbe venire qui perché... Come dicevi tu, il cluster è un vero e proprio laboratorio dove convivono paesi, convivono i partner, convivono culture ed identità diverse. Dopodiché con lo School Cluster Game, che è uno dei percorsi che abbiamo messo in campo, le scuole possono fare un vero e proprio percorso guidato attraverso quattro cluster, raccogliere i timbri. Bello. E infine anche vincere un goloso cioccolatino offerto dal nostro partner Eurochocolate. Fantastico. Allora, su questa nota volevo ringraziare Fabrizio, grazie mille per la spiegazione. E inoltre vorrei ricordare a tutte le scuole: venite qua, fate questo progetto cluster, perché i cluster sono una cosa meravigliosa e ve lo consiglio davvero vivamente. Grazie mille, e quindi aspettiamo tanti di questi ragazzi che ci stanno passando in questo momento dietro di noi a visitare i nuovi cluster qua a Expo Milano 2015. Grazie a te. Grazie mille Fabrizio Ardani, questo è Expo Talk.